Che ci faccio dopo la debacle della Juve? Non mi sono torto il cappello, parliamo della Juve. No, da Roma, scusa. Ho sbagliato. Vabbè, parliamo perché non ti sei tolto il cappello. Il cappello. Non perché... hai arieggiato la coccia. Esatto, sei... non è arieggiato. Vabbè. Juventus. Sì. Sì. Beh, cosa è successo? Allora, beh, perché innanzitutto ieri. Aspetta, Calcio sì. Pazzo c'ha vari opinionisti. Io ho visto sì. a Roma e il Bomber ha visto la Juve, quindi sì, adesso io ci parlerà. Sono stato a Torino, a Torino. Tornato stanotte. Se le fa tutte? Inviato da appunto Calcio Pazzo che ancora sto aspettando il bonifico tra l'altro dei viaggi, pure quello di domenica. Vabbè, quello si fa a fine mese, tutto non conta. Ah, hai detto io lo facevo ieri, comunque. Vabbè. E sono stato invitato anche da Andrea Agnelli, da Nedved. Hai capito? Sì, sì, mi hanno visto. Capito, oh, Luca, carissimo. Ah. Vieni qua. Dice, no, guarda, l'ho invitato io. Ma che scherzi, questo è amico mio. Insomma, mi sono litigato. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque, questo è una cosa che non interessa. Seggiolino riscaldato, che cosa hai visto? Sì, sì, ristorante, insomma, sì. Poi capire che è quello stadio. Fighe, vabbè. Champagne, tutto, vabbè, poi... Sì, 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 certo. Che avete visto? Ho visto la solita Juve che crea, e segna un gol, così. Un gol. Per miracolo. Di pregevole fattura, questa finta di Ronaldo sì, che lascia sì, sul sì, posto per carità, il diretto marcatore. Il diretto marcatore e mette in mezzo per Marione. Che sta sempre là. Che sta sempre mamma là. Mamma mia, quando sta sempre quanto là. Quanto mi piace quel giocatore. Il problema è che creano. Cioè alla fine è stato anche un bene, cioè dei guaini, sennò Marione doveva fare sempre relegato così, invece sì, ma... doveva giocare sull'ala, invece al centro. Ma alla fine la filosofia quando della... arriva una palla. Ho capito qual è la filosofia di sta gente. Qual è la filosofia di sta gente? Sì. La gente va e viene, la va società resta. Oh, pure alla Roma succede questo, la sì, gente va e viene. La società resta. Purtroppo la società resta. Vabbè. Invece danna la società. E lascia vabbè, il giocatore. Ma questo è un'altra realtà. No, no, questa è una realtà, va discussa sta realtà. Vabbè allora, comunque. La Juve. La Juve. Per cui poi alla fine ci siamo rischiato di via lo stesso per gol del pareggio. Perché tu crei che 200 tiri in porta, 200 cose, loro mezzo tiro. Ma perché è imprecisione? Ma che Dio De Szczęsny che non sa come ha fatto. Oh, e quello, come ha fatto? Con i guanti? Un colpo di testa a 70 all'ora la palla. Cioè una palla a 70 all'ora, manca un tiro di piede nostro. Chi era questo fenomeno? Il tizio del Valencia, l'ha guardato attentamente. L'ha guardato molto attentamente. Si è documentato, si è fatto dire una aneddoto, chi è quello? Allora fa. Boh, è uno. Ah, perde tempo. Comunque c'è stata questa parte. Cioè, quindi un tiro hanno fatto, ma poi un altro hanno sbagliato. Ma che lo stava per parare, è pagato. Sì. Ma lui gli arriva il bonifico. E lui arriva, mortacci. Vabbè. Poi un'altra cosa, hanno fatto un altro gol de mano, gli hanno annullato. Però insomma. Insomma, se voglio dire. Non se l'è portata da casa, diciamo. No, ma che è la Champions League, mica sì, è il pizzichettone, insomma. È quello normale. Forse una partita, sai, è stata combattuta. Hai fatto una capoccia tanta, potevi fare 412 gol. E allora io ti dico qual è il ne problema? Fatto uno solo. Qual è il problema della Juve? Si cincischiano, cincischiano. Non tirano quindi. No, tirano pure. E allora sono imprecisi. Arrivati là davanti, qui c'è una difesa fenomenale. Chi? Veramente l'anse parte. A Juve. Tra Bonucci e Chiellini, se esatto. Sono un orologio. E poi c'è da dire che tanto vituperato Pjanic alla fine lo cercano tutti. Ma che scherzi, allora ho fatto un video in settimana per correre 11 km a partita. Esatto. Allora pure ieri secondo le statistiche è stato il tizio che durante l'intera partita ha fatto più passaggi, le due squadre. Lo credo. Lo cercano tutti. È solo quello con più tecnica. Mette ordine, fa, dice, per cui. No, passava un'amica mia. Ah, un'amica tua, perché non la salutava? Per non fare per calcio in imbarazzo, sì. Imbaraccio calcio paraccio. Quindi sì. Cioè, il gioco alla fine lo fanno, poi arrivati davanti là, ci sta tic e tu che tal, non si sa chi è. Vabbè, c'è l'invenzione, sì. Ma una certa quello si rompe le palle, certa, sai che c'è. Vabbè, senti, mo io c'ho una cena per cui esatto, sbrigiamo. Cioè, io non saprato che buonanotte. È sempre 1-0, 2-1, non è che mai ti trovi veramente a 20 alla fine, 3-0. E forse è per quello che Ronaldo non esce mai. Mai, mai. La giocate dire, tutte, esatto, non è uscito mai. Non è uscito mai. Pure con le squadre. Mo io però mi chiedo. Se lui fosse a Roma, Allegri, sì, non invece che alla Juve, sì, e questo mo a un certo punto PS fa male, sì, ma quante gliene possono dire che non l'ha mai tolto manco 10 minuti? Io non penso che la gestione di un tizio del genere sia affidata al solo Allegri,
secondo me di concerto c'è uno staff di... ma secondo me lì c'è uno staff, cioè questo è che suo, potrà là uno staff suo che si porta suo, suo, cioè lui è un'azienda, pratica, non è che la sua gestione quando è così, esatto, quindi questo è un altro discorso comunque, però ecco, c'è sto coso, capito, sto poi infatti ti ritrovi sto coso un porta, vabbè, a parte questo codice fiscale ti ritrovi come, come col Manchester, comunque alla fine vinci 1-0, poi 2-0, poi perdi e poi perdi a tutti, alla fine perdi, si può sopperire una volta, si può sopperire due volte, la terza volta si prende gol, capito, capito. Bene. Chi vi ricorda questa cosa? Ci ricorda che questa sera c'è anche l'Inter e il Napoli, che allora tu chi segui stasera? Stasera quella che non segui tu. Io seguirei l'Inter, allora tu segui l'Inter, segui l'Inter, il Napoli, segui il Napoli, no, io voglio seguire l'Inter. Allora seguirò il Napoli, seguirò il Napoli e poi ne parleremo ampiamente a caccio domani mattina. Yeah.